Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere una Fiat Tipo Station Wagon, un allestimento business, vettura del 2019, ha percorso 134.000 km. Come motorizzazione troviamo un 1.6 multijet da 120 cavalli, quindi una macchina bella reattiva. Adesso faremo una panoramica esterna del veicolo, come al solito daremo anche un'occhiata agli interni e poi faremo una prova su strada. Partendo come sempre dal frontale troviamo i gruppi ottici con le luci bianche alogene, luci diurne a LED e fendinebbia. Bianco brillante, monta dei cerchi in lega del 16, gommatura molto buona, monta delle gomme estive Bridgestone. Sono del 2023 se non vado errato, comunque la gommatura parliamo di un 70% buono. Macchina in ottime condizioni generali, anche i sensori di parcheggio posteriori, ottime capacità di carico. Motore bello reattivo, cambio manuale 6 rapporti ovviamente. Barre longitudinali sul tetto per poi eventualmente mettere le barre trasversali. Vettura lucidata, igienizzata, qualche righettina di carrozzeria, lo dico sempre, c'è. Qualcosa abbiamo fatto anche noi, però c'è il livello di ripristino, però la macchina è veramente molto bella. Euro 6 di temp, quindi andiamo dappertutto. Gli interni partiamo come sempre dall'autoguida, qui troviamo vetri elettrici anteriori e posteriori, regolazione elettronica degli specchietti retrovisori, rivestimento interno dei sedili grigio scuro tessuto, qua c'è questa regolazione elettronica lombare, sedile come potete vedere l'autoguida è molto bello, non ci sono rovinature particolari da segnalarvi, gli interni sono molto belli, ben tenuta. Ovviamente una macchina certificata anche lei, ben accessoriata, qui troviamo comunque i tastini per la regolazione profondità dei fari, fendinebbia e retronebbia, controllo trazione e reset della pressione pneumatici. Comandi al volante attivi, troviamo il computerino di bordo centrale che viene comandato anche dal volante sulla parte sinistra, qui troviamo anche la risposta e la chiusura della chiamata con il comando vocale per il Bluetooth attivo e sulla parte destra tutti i comandi per il cruise control e limitatore di velocità. Inoltre ha anche il cruise control adattivo, quindi molto comodo, fa tutto lei in automatico, bellissimo. Cambio manuale 6 rapporti come vi dicevo prima, c'è l'ingresso USB sulla parte bassa con dove c'è il cassettino qua dentro che non si vede mai molto bene perché è un po' più scuro, con la presa 12 volt, climatizzatore automatico, sistema di navigazione che poi vediamo dopo, la connessione anche del telefono chiaramente, quindi scaricamento di tutto quello che è il discorso della rubrica e via dicendo, ci sono anche delle web app che si possono scaricare. Bracciolo centrale, diamo uno sguardo anche sui sedili posteriori e gli sportelli dietro, molto comoda anche dietro, spazio comunque c'è. ,57 m se non vado errato. Bagagliaio molto buono, i sedili posteriori poi sono frazionati, adesso con la luce non si vede molto bene, ma sono frazionati comunque 40-60. Faccio vedere anche la parte destra. Ho aperto per farvi vedere che c'è anche il dispositivo AdBlue. Gli
Chiaramente tutti i tagliandi sono certificati, sono pubblicati sul nostro sito internet con numero di targa, numero di telaio. Ha già fatto anche il kit distribuzione, ovviamente, che andava fatto. È riportato già nella cronologia dei tagliandi e mi sembra che l'ha fatto 4-5 mila chilometri fa, quindi è praticamente nuovo. Macchina viene consegnata comunque tagliandata. Adesso facciamo anche una prova su strada. Allora, partiamo come sempre dall'interno dell'autosalone. Accensione regolarissima. I sensori di parcheggio li vedete proiettati sulla parte elettronica del contachilometri. Ce li abbiamo solo posteriori. Quindi, ricapitolando, come vi dicevo nel video di apertura, questa è una motorizzazione 1600 da 120 cavalli, per intenderci il motore della Giulietta. È un multijet, quindi bello reattivo, bello sprintoso, 6 rapporti, cambio manuale, 2019 come anno di immatricolazione, è un Euro 6 di temp. Mi sembra che sia già EVAP, se non vado errato. Qua adesso su questa copia qua non è riportato, ma comunque siamo già con la normativa avanzata. 134.200 sono i chilometri che ha percorso questa vettura, tutti i tagliandi sono certificati, sono pubblicati sul nostro sito internet, c'è il numero di targa, il numero di telaio, tutte le foto complete, questo video ovviamente. È una macchina bella spaziosa. Le capacità di carico del vano bagagliaio sono belle generose. E poi devo dire che a livello di allestimento, questa qua che è una business, è messa comunque molto bene. Troviamo i comandi attivi al volante, quindi i comandi per quanto riguarda il computerino di bordo, il cruise control, il limitatore di velocità, poi abbiamo il cruise control adattivo, quindi questo suono che sentite è per quanto riguarda la segnaletica stradale, ti indica anche sul monitor la velocità sulla quale potete andare sulla strada, ecco, su quel tratto di strada, che è una cosa molto 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 comoda. Cruise control adattivo, come stavo dicendo, che è una cosa comodissima anche in autostrada, veramente veramente comoda. Poi abbiamo i vetri elettrici anteriori e posteriori, regolazione elettronica degli specchietti retrovisori, il bracciolo centrale, che comunque è una cosa molto comoda. Allora, la seduta è veramente comoda e devo dire anche che io sono piccolino, però ecco, cioè, mi sento veramente proprio, cioè, sono quasi molto spazio. Se c'è una persona anche bella piazzata, ha veramente, cioè, qua veramente un ottimo spazio di seduta, quindi anche comoda. Poi su strada va benissimo, le gomme sono in ottime condizioni, quindi abbiamo circa un 70% ancora di battistrada, monta delle gomme estive, sono delle Bridgestone se non vado errato, se non ricordo male, quindi ottima qualità anche delle gomme. Cerchi in lega sono del 16,
con la macchina su strada devo dire che va benissimo anche questa, non nulla da segnalarvi, ve la diamo anche comunque taglia andata. Gli interni sono stati tenuti comunque molto bene, perché io qua ho controllato anche prima, non c'è nessuna rovinatura, la macchina tenuta comunque molto bene. Chiaramente finanziabile, quindi se avete bisogno di informazioni sul finanziamento o di fare qualcosa di personalizzato non c'è nessun problema, basta che ci chiamate, io sono Rocco, se non trovate Claudio, ci sono recapiti telefonici sul sito internet, quindi contattateci senza nessun problema e vediamo cosa si può fare. Valutiamo anche il ritiro delle permute nel caso, quindi... si può fare tutto, diciamo, si può fare tutto e niente. Poi cosa dire, la macchina va bene, risponde benissimo, potete venire tranquillamente perché è molto bella, è veramente bella anche questa macchina qua. Bene, allora io direi che anche per questo video è tutto, vi ho fatto un po' un'infarinatura generale di questa macchina, come faccio un po' su tutte le nostre vetture, e per qualsiasi altra esigenza, ripeto, ci chiamate, noi siamo sempre disponibili e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti e ovviamente grazie per la visione.